Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con Sabrina e stiamo andando a fare l'ultima spesina, perché sarà veramente molto piccola, prima poi dello stipendio, che poi viene quella grande. E niente, praticamente stiamo andando all'Eurospin. Prima mi dovrò fermare a fare gasolio perché la macchina è in riserva, ma niente, comunque una piccola spesa per fare questi ultimi 4 giorni. E qualcosa abbiamo ancora a casa, quindi cercherò di far andare il più possibile tutte quante le scorte che ci sono, insomma. E niente, adesso oggi è un po' nuvolo, una giornata un po' particolare, c'è sole e nuvole. Anche ieri era così, molto nero, sembrava dovesse piovere, infatti non è steso e poi non ha piovuto. Ho usato però l'asciugatrice, benedetta sia l'asciugatrice sempre, e ce l'ho infilata dentro, la roba così si è asciugata lo stesso. Oggi pomeriggio ho intenzione di fare dei lavori, quindi vi farò vedere, vi porterò, diciamo, con me in questa giornata di lavori, di pulizia, di cercare di buttare via, di levare tutta quella roba che tengo accumulata, che non serve a piffero, anche perché appunto ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la casa, quindi la casa nuova non la prendiamo più, perché sinceramente, detto tra me e voi, ci hanno detto di no per il mutuo. Lo sapevamo, ci abbiamo provato per non lasciare, non rimanere con quel dubbio, insomma, però ci hanno detto di no. Quindi si ritorna al piano originale, non so se riuscite a sentirmi, ok, siamo tornati al piano originale, per cui ristrutturiamo la casa dove siamo, anche perché adesso c'è questo bonus del 110 e dove bisogna rialzare la classe energetica, e quindi ci sono dei lavori che vengono fatti gratuitamente, vabbè, comunque qualche cosa del genere, e quindi ci stiamo appunto muovendo per questo. Ci serve il foglio della classe energetica che non abbiamo, perciò adesso ci stiamo informando anche per questo, quindi vi terrò aggiornati su tutto, comunque sugli sviluppi, e niente, perciò ci prepariamo, diciamo, a questo cambiamento, perciò bisogna levare tutto quello che è superfluo, perché comunque poi quando dovranno fare i lavori, inizieranno i lavori, dovranno iniziare, essendo che noi ci abitiamo dentro, non avranno tutta la casa libera, ma dovranno fare pezzi per pezzi, a parte, vabbè, riscaldamento, che non, cioè quello lì è la cosa che ci serve principalmente subito, e niente, quindi il posto è al sole, che bello, che felicità. Oh, che spavento, ma mi succede un sacco di volte. Siamo su quello, pensavo che si stava muovendo la nostra macchina. Infatti dicevo, cavolo, sta andando indietro, eppure sto schiacciando il freno. Un momento di panico mio. E quindi niente, adesso andiamo a fare la spesa, siamo arrivati all'Eurospin. E niente, ci vediamo dopo. Se riesco vi faccio vedere qualcosa, ma non vi assicuro niente, perché magari c'è tanta gente, non mi piace tanto filmare sinceramente dentro il supermercato, anche perché devo fare bene i conti, e quindi ecco. Ci siamo tornate, siamo in macchina, la spesa l'abbiamo fatta, adesso passiamo a fare gasolina. Cosa vuol dire gasolina? Gasolio. E poi andiamo a casa.
come vi dicevo, non abbiamo preso molta roba perché comunque siamo alla fine. Purtroppo questo mese, sempre per essere più sincera possibile con voi e dirvi com'è la verità, questo mese praticamente cosa è successo? Che ci è arrivata una multa, colpa mia, per una multa che c'era arrivata, quindi la multa della multa, e abbiamo dovuto pagarla e quindi diciamo che siamo un pochettino così. Aspetta, facciamo il giro perché sennò ritorno di qua. Vabbè. Faccio il giro così. Ma io la signora da quell'altra parte. Sì, anche io non l'avevo vista. Però faccio il giro così me la prendo più furba. E poi c'è la signora. Wow. Oh, I wish you a Merry Christmas. Chissà se il mio telefono l'hai messo in fondo. Ah no, è qua. Che pizza però questi signori che si ci mettono 20 anni. Guarda che bel tatuaggio che ha sulla gamba quel signore. No, ragazzi, signore. Ragazzi, signore, comunque, come cavolo si chiama? Il mio telefono è scarichissimo. Io non so come fare. Ho guadagnato tanti soldi. Sì, 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 sì. È tutto anche per questi amici, dovranno mettere il gasolio, altrimenti potevamo prenderli. Riesco a comprare un pezzo della mia cosa, io disinstallo questo gioco. Spero che tu sia riuscito, perché altrimenti non cavo di disinstallo questo gioco. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, in Happy New Year, I thought it was time, what is lucky. La mamma adesso sta facendo benzuinas, abbiamo aspettato un po' perché c'era un signore, un ragazzo davanti, e stiamo facendo benzina, poi ritorniamo a casa, vi facciamo vedere la spesa, ma abbiamo preso proprio due cose, vi sponsorizzo qualcosina, dei booster abbiamo preso, poi non vi posso dire niente altro. E con i booster ci mangeremo stasera. Comunque, io oggi mi sono divertita a fare la spesa perché, come si dice, sono uscita dopo un po' che stavo a casa, uscivo nel cortiletto, non facevo niente altro. Io, volete che vi spiego perché ho questi boccoli qua? Mamma, sei arrivata proprio il momento più cruciale, stavo parlando con i ragazzi. Che cosa stavi dicendo ai ragazzi? Niente. Ah, bravo. No, non è vero, ci stavo parlando, ma non te lo voglio dire. Vabbè, lo ascolterai solo nei video. Lo ascolterò quando lo edito. Quando lo editi. Va bene, il gasolio messo, così siamo sicuri che non restiamo a pieni. E quanto fa? Non è tanto. Non è tanto, ma tanto dobbiamo farci 2 o 3 giorni, poi non dobbiamo uscire. A parte martedì, quindi. I wish you a Merry Christmas. Va bene. I wish you a Merry Christmas. Perché martedì devo accompagnare Sara in un posto e quindi serve il gasolio per accompagnare.
po' di gasolio, cioè io voglio sempre essere preparata, non si sa mai. E niente, quindi adesso poi vedrete questa piccola spesa che abbiamo fatto io e Sabrina. L'ho già spiegato io quello. Ah, ok. Non è molto sana, cioè per tre quarti sì e l'altra però vabbè, sono gli ultimi giorni e poi vegetariani, basta solo che non mangi carne, ci sono tante altre cose che puoi mangiare. E nei giorni invece che mangi onnivoro fai magari cose sempre sane ma con la carne anche o il pesce, anzi sicuramente carne e pesce, quindi carne a pranzo e pesce a cena. Beh, tipo una volta poi alla cena puoi mettere il tonno e una volta poi una volta puoi cambiare e mettere per esempio o i crostacei oppure tipo il merluzzo oppure tipo i totani, cioè volendo si può, cioè, veramente. Nei giorni vegani invece vabbè devi rinunciare una volta, nei giorni vegetariani anche le uova o il formaggio, quello però che si può mangiare, perché anche su questo seguendo la portion control diet ho imparato a classificare bene i formaggi e in realtà i formaggi che ti danno veramente tante proteine, quindi che sono proteici, che si possono considerare appunto fonte di proteine, sono pochi ragazzi. Ci sono dei formaggi che hanno tanti di quei grassi che solo a vederli prendi 700 kg. Quindi è buona anche per imparare solo a classificare i cibi e quindi a mangiarli nel modo giusto. Per il resto voglio dire, poi uno se lo è bella anche perché ognuno se la gestisce come vuole, come ho detto anche nel video proprio sulla portion control diet, a me piace perché io posso cucinare per tutti la stessa cosa e poi divisa e poi io prendere la porzione che serve a me, cioè la porzione che posso mangiare io, e poi mischio tutto nel mio piatto e quindi non sto a preparare 700 cose diverse, il che non è poco, credetemi, perché comunque in una famiglia numerosa se io dovessi preparare per Maurizio e Gabriele una cosa, per Gabriele, Manuel, Giorgia e no, per Sabrina, Manuel, Giorgia e Giada una cosa, per Pia un'altra, per me un'altra, cioè sparello veramente. Invece così l'unica qui che pare diciamo diverso è Pia, perché comunque ha la sua pastina, e Maurizio e Gabriele perché comunque hanno la pasta senza glutine, ma quando faccio il riso per esempio ho visto, si può mangiare tutti quanti uguali, ciao. Va bene, adesso vado che mi sta chiamando mia sorella e ci vediamo a casa con la spesa. Siamo arrivati a casa e questo è quello che abbiamo preso. Allora, 3 sacchetti di pomodori da 2 kg.
Due sacchetti di zucchine da 1 chilo. Questi hamburger di suino che sono senza glutine, sono da duetti e costano 1,59 euro. Sia zucchine che pomodori erano in offerta 99 al chilo. La parte non sana sono i würstel di pollo e tacchino che sono senza glutine e la confezione così doppia viene 49 centesimi. Una confezione di uova e due spacchi da 10 hamburger di questi qua surgelati che dicono cottura 7 minuti. E basta, questo è tutto quello che abbiamo comprato. E niente, ci vediamo più Adesso vado a tardi. prendere anche te. Allora, questo è quello che vado a fare adesso. Devo staccare tutta quest'erba. Ce n'è un quintale. Thank you.
c'è la tavernetta che dobbiamo sgomberare, che una volta era in ordine, adesso invece è un disastro assoluto. E lì c'è Gabriele. Poi vi racconterò anche quello che vorrò fare nelle varie, le nuove collocazioni delle camere nella casa. Per adesso ve la faccio vedere così. Ecco, questo è quello che vedrete nei prossimi giorni, sistemare queste cose. Nuovo giorno, qui c'è la signorina Piuzza
con i suoi occhiettini super verdissimi. Allora, stamattina ho preparato una colazione speciale a tutti i bambini. Adesso cerco di farvela vedere perché ve la faccio vedere subito. Ho preparato questi waffle, ma ho fatto anche dei plum cake. Questi qui sono completamente proteici. E come potete ben sentire, Pia rugna così perché li vuole. E quindi diventa un po'. Vuole mangiare questi waffle. Abbiamo fatto appunto anche i plum cake monodose, sono venuti veramente molto buoni e li ho cotti dentro l'air fryer. Farli le proteine vegane. Come vi dicevo, adesso che si è calmata, se volete informazioni, allora li ho fatti con una polvere vegana proteica al cioccolato, cioè sia al cioccolato che alla vaniglia, è senza glutine e senza lattosio, è solo con ingredienti naturali. E quindi, se volete informazioni più precise, fanno parte del progetto Empowered Women. Se volete qualche informazione in più su queste polveri vegetali, vi lascio sotto in info box il link per scrivermi direttamente, così almeno vi do le informazioni che volete. Ok? Adesso vado un attimino a dare la tetta a Pia perché la richiede a gran voce e aiuto i bambini a fare i compiti. Ci vediamo più Anche tardi. oggi mettiamo un po' a posto, questa è la situazione attuale. Lì ci sono le biciclette, i giochi con cui giocano i bambini. Oggi invece di tirarli fuori tutti, ne hanno presi solo alcuni, perciò lì c'è la mia ellittica. Quindi prima vado a fare esercizio e poi vado avanti a fare qui. Cerco di dare un senso a quel casino. Giorgio è su che carica e scarica la lavastoviglie, prepara il budino per merenda e vuole provare a fare gli impasti per il pane. Le ho scelto io le ricette, gliele ho mandate e lei proverà a farle. Vediamo un po' se così almeno se tutti ci diamo una mano riusciamo a fare più cose. Io adesso devo iniziare a pulire. Thank you.
quello che ho fatto oggi. Qui adesso c'è il passeggino perché la macchina è carica di roba da portare domani e là invece c'è la roba del fiume e quindi di lì in realtà non ho fatto niente. Ho solamente fatto qui. Ecco. E qui ci sono questi giochi che piano piano se ne andranno. Però il posto è poco in macchina adesso, quindi metto quello che riesco. Quelli là invece sono i giochi da tenere. Ho le dita, guardate, sporchissime. E niente, quindi questo è quello che ho fatto anche qui. C'è la muffa. Però almeno è ordinato. Ecco, e adesso andiamo su che dobbiamo fare i panini e cuocere. Sono croccantissimi. Senti la bambina. Lo sai che ti ho fatto il pane super buono. Guarda, vedi che si vede una tenda.